direttissimo da Copenaghen. Oggi vi porto in un posto assurdo per recensire una fotocamera. Quindi iniziamo subito. Oggi il posto strano si chiama City Hub Copenaghen. Il check-in in questo posto è tutto automatizzato, c'è una ragazza là in fondo che vi aiuta, ma volendo fate tutto da soli. Io ho scaricato l'applicazione City Hub. Ta-da, ci sono. Allora, perché sono qui? Ma direi leisure. Voglio stare sopra o sotto? Sopra tutta la vita. Che devo prendere? Ah, devo prendere un wristband, quello rosa. In che mood lo voglio mettere il mio hub? Così. Ok, 2.01 yellow. Da 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 da. Ma che fico. Ho preso il letto di sopra. Questo è tutto il mio spazio disponibile. Wow! Allora, qui sotto c'è qualcuno che dorme, anche con me. Qui sotto c'è qualcuno che dorme, quindi non bisogna fare proprio casinissimo. Scalini, tavolino, qua sotto ci posso mettere la valigia. E dentro non manca niente. C'è una specie di accappatoio per andare in bagno, se volete. Non è neanche troppo claustrofobico come pensavo. Aiuto! Ci si può stare in due. C'è un piumone e c'è spazio per stare seduti anche così. Mi piace, saranno due bei giorni secondo me. Mentre spio tutto quello che succede fuori, posso anche raccontarvi tante altre cose. Per esempio che si gestisce tutto dall'applicazione. Posso decidere di gestire le luci, quindi spegnerle o accenderle. Ci metto un pochettino ovviamente. Ehi, accensionarle queste luci. Pronto? Aiuto. Oppure ancora posso decidere di avere un mood particolare. Zio, mo, esagerato, che okay. X-ray. We are love shit. Questa roba qui. Rainbow. Bello. Stardust. Into the void. Ma devono cambiare per forza. Prima non cambiavano. By fire non cambiano. Earth and Lights, va benissimo. Questa invece è una funzione che amo, Wake Up Light. Potete scegliere di attivarla e l'orario in cui volete essere svegliati, in modo da non mettere la sveglia. Ma domani è domenica, vaffanbau, mettiamo alle 9. Ti è così. E vediamo come funziona. Questi dovrebbero essere caricabatterie wireless, ma sinceramente non sto riuscendo a farlo funzionare. Recensisco roba tech, quindi in teoria dovrei farcela. E dai. Le istruzioni qui dicono che posso anche sentire la musica direttamente in Bluetooth e mandarla in streaming qua. Vediamo se funziona o se è una mezza fregnaccia. Hub 201, cioè come il PIN. Oh, che dicevo. A code 4244. Il codice serve perché sennò mi fanno gli scherzi, giustamente. Io posso essere al piano di sotto e voler collegarmi al tuo Bluetooth e farti gli scherzi, giusto? Ok, proviamo con un po' di musica. Primo passo, magari. Funziona. Ok, si è fatta una certa, sono le 11.27, devo cercare un posto dove andare a mangiare. E ho avuto l'idea terribile di truccarmi qui dentro. Due i motivi. Uno perché non c'è la luce bianca, c'è solo la luce così colorata, un po' cyberpunk, quindi niente, non so, probabilmente mi sono truccata da pagliaccio, ma questo non è un problema. Il secondo problema è lo specchio. Da lontano deforma di brutto, infatti vengono delle gambe lunghe fino tipo qui, e avete anche la faccia un po' lunga, quindi non so esattamente dove ho posizionato il trucco. Ma vabbè, tutto benissimo, adesso finisco un po' con gli occhi e poi andiamo a procacciare il cibo. Prima di partire per l'esplorazione della città mi sono messa un po' qui nell'area comune di City Hub. Visto che qui c'è musica, gente che parla, lavastoviglie, eccetera, eccetera, metto questo.
per avere l'audio un pochino più pulito. Ma parliamo del motivo per cui sono qui, non solo per girare Copenaghen, non solo per mostrarvi questo albergo che è stranissimo, ma perché sto recensendo Nikon Z30, che è una fotocamera pensata principalmente per youtuber, vlogger o tutti coloro che creano contenuti come me in questo momento. E la cosa che più mi ha soddisfatta in questo momento è la messa a fuoco, perché noi dobbiamo avere sempre il nostro viso a fuoco e magari, non so, lasciamo la fotocamera lontano, camminiamo, facciamo, abbiamo bisogno di essere nell'inquadratura, non perché siamo megalomani, ma perché stiamo raccontando qualcosa. Forse qualcuno è anche megalomano, ma non fa niente. Guardate come l'occhio rimane sempre agganciato benissimo, anche se io mi sposto di tanto. Ma la cosa che mi sta piacendo di più è che anche con gli occhiali da sole l'occhio rimane sempre agganciato e la macchina fotografica non viene ingannata dall'occhiale, anzi continua a rimanere fississima. Guardate, do anche fastidio alle persone di fianco. Comunque, adesso dobbiamo trovare un posto in cui andare a mangiare. Apriamo TripAdvisor e good luck. Mi è venuta fame, ma credo che andrò in un posto, così ho un obiettivo. Intanto vi dico che la camera la stiamo usando senza, cioè la stiamo, io il mio braccio, la stiamo usando senza stabilizzatore. Cercherò poi di capire dopo come sta andando la stabilizzazione. Intanto io vado a Christiania, che è un quartiere del quale tutti mi avete parlato, mi avete detto dove devi andare lì, e io lì andrò. Alla fine ho deciso di andare come al solito a piedi e sono ben 48 minuti e lì cercherò qualcosina da mangiare. Non so, quindi sembra tutto ghost town. Non c'è nessuno e un botto di negozi sono chiusi nonostante sia sabato a mezzogiorno. Devo scoprire perché questo accade. Anche il ristorante italiano buono è chiuso. Il Red Shoe chiuso. No, davvero raga, non c'è nessuno. È luna. Raga, è luna. Vuoto ovunque. Dove sono? In tutta questa desolazione ho trovato un posto. Un posto di street food. Le ragazze all'ingresso mi hanno dato un tagliandino che è questo, mi hanno detto assaggia quello che vuoi ovviamente pagando e poi metti questo nel quello che ti è piaciuto di più. Ho fatto già un giro, sono tutti a 50 corone, che sono più o meno 6 euro, prezzo uguale per tutti, c'è un po' di tutto. Burger, cibo iraniano che non ho mai provato e mi incuriosisce, gyros pita, perché la Grecia è sempre la Grecia. Questo non ho esattamente capito cosa sia. Abbiamo dello street food italiano, ma la pasta me la mangio a casa. E ho visto il piatto messicano e mi sa che io mi tuffo su questo. Ero indecisa col messicano, alla fine iraniano. Proviamo. Non ho ben capito di che cosa si tratti, ma lo proviamo subito. C'era anche il dolcino. Riso, mille milioni di erbe, salse, c'è di tutto. C'è anche del cipolla menta. Tra me e Christiania si sono messi di mezzo i giardini di Tivoli, che poi in realtà non sono proprio dei giardini. Potrebbe essere anche un parco giochi con giardino annesso. È uno dei più antichi del mondo, da quello che ho capito, ed è datato 1843, ieri praticamente, la mia età. Allora, noi siamo qui all'ingresso e boh, adesso vado in esplorazione. Vintage, di quelli che piacciono a me, però è tenuto molto bene, quindi non è decadente, ma è bello. Sono le ore quasi 3 del pomeriggio, l'ho usata un bel po', si sta scaricando e allora ho preso un cavo Type-C e metto subito in carica col power bank. Fino adesso ho girato in 1080-60p, ma proviamo anche lo slow motion, come viene. Per impostare lo slow-mo io sono in modalità auto, perché non ho voglia di sistemare assolutamente niente, perché devo giocare sulla velocità. Ho fatto I e poi qua 1080 e andiamo su questo. Giardini di Tivoli, perché meritano tantissimo, è un mix perfetto tra il parco giochi, che di solito è puro divertimento e basta,
con i giardini, è tutto curato, pieno di fiori, pieno di piante, colori, è bellissimo, soprattutto adesso che è ancora estate. E non avevo mai visto in vita mia questo mix della raffinatezza e della cura con un parco giochi che di solito sono, passatemi il termine, non ignoranti, però diciamo così, molto per il divertimento e basta. Invece qua è magnifico, bellissimo. Messaggio sociale per tutte le amiche bionde finte come me: non venite in Danimarca, per favore, perché continuerete a guardare le tipe e direte: perché lei è bionda? Naturale, sono bellissimi i suoi capelli. Che palle. Era uscito il sole e adesso sta ricominciando il diluvio e mi sto avvicinando a Cristiania. Non so neanche se ci sono arrivata, ma credo di essere più o meno nei paraggi. E mi sono accorta che qui, nonostante ci siano degli sprazzi di diluvio, nessuno, e dico nessuno, ha un ombrello e nessuno se ne preoccupa. Probabilmente è sempre così, quindi piove, sole in continuazione. Credo di essere arrivata nel posto giusto. Cristiania è una comunità, una città libera che esiste da più di 50 anni, autogestita, insomma uno di quei posti un po' particolari. Se lo cercate su internet c'è scritto: Cristiania è pericoloso da visitare? Speriamo di no. Ma che posto assurdo è questo? Tutto coloratissimo. Insomma, questa Cristiania è abbastanza grande, sembra una mappa di un videogioco. Ah, giusto, visto che questa è una città libera, vedete lì sopra c'è scritto: se mette a fuoco, grazie, you are now entering the EU. Quindi loro non si considerano in Europa qui, è come se fosse un posto completamente separato. Ciao Europa, sono andata all'estero. Il mio piano di portarvi a Cristiania è praticamente fallito, miseramente, anche perché qua ve menano se fate video, perché viene venduto qualsiasi tipo di sostanza illegale del pianeta Terra, quello potete trovare, per cui non è proprio safe fare video. Il posto però è incredibile, quindi se venite a Copenaghen fate un giro, perché è proprio un villaggio dove non ci sono auto, si può andare in giro solo in bici o a piedi, e venite a vedere perché è fighissimo. Prima di finire completamente la batteria per adesso, poi vi riporto in albergo, volevo raccontarvi due cose su Cristiania, perché sì, le ho lette su internet, ma non sono abbastanza. Sono entrata lì dentro prima ad acquistare due magneti e c'era un ragazzo con la faccia molto simpatica, biondo, biondissimo, occhi ghiaccio, e gli ho chiesto se lui viveva qua, se mi poteva raccontare qualcosa della comunità, e ha condiviso molto volentieri delle cose. Mi diceva che i suoi genitori si sono conosciuti qui, vivevano qui quando erano giovani, poi hanno avuto il primo figlio e si sono spostati da qui perché all'epoca non era proprio sicurissimo, entrava la polizia, succedevano deliri, casini, e quindi non si sentiva la mamma sicura, però lui vive un po' qui, un po' in città, e mi raccontava che la comunità, insomma, è una comunità un po' particolare, ci sono 900 persone fisse contate, di cui 200 bambini, e raccontava che insomma il governo danese non è che ami questo luogo e cerca un po' di togliergli la sua identità. È un posto, diciamo, controverso, però chiacchierare con un po' di gente così è veramente molto bello. Dopo magari vado a chiacchierare con qualcun altro, a chiedergli se vivono qui e cosa ne pensano, ma non sto facendo video perché non è carinissimo e non è, insomma, non è molto gradito qui nella zona, però è bello raccontare comunque la storia così. Pieno di case, vedete, sono un po' mezzo abbandonate, magari dentro sono anche molto belle perché alcune vedo che hanno l'aria condizionata. Comunque la parte in cui non si può fare video, dove ci sono le famose sostanze illegali, si chiama proprio Pusher Street. Lì non potete fare video, ma ci sono cartelli grossi così, io non l'avevo visto e ovviamente sono stata ripresa immediatamente, anche perché sono entrata direttamente da Pusher Street e non dalle zone più residenziali e più tranquille. Tra l'altro non mi sono accorta, ma nel negozio di Elias, che è il ragazzo con cui ho parlato prima, le foto erano ok, quindi magari io entro ed Elias ve lo faccio anche vedere. Eccolo lì, è lui, è quello
là in fondo, eccolo lì, è lui che mi ha raccontato la sua storia. Che da qui, di fronte al negozio di Elias, il mio tour di Cristiana termina e andiamo direttamente nel nostro albergo e finiamo il tour. Ok, siamo arrivati nel nostro hub. Sono le 8:30 di sera, posso portarvi in giro senza destare troppi sospetti o rompere le scatole. Andiamo, venite. Devo mostrarvi come c'è un po' di tutto qui. Si può pagare delle ciabatte se non le avete, rasoi, colluttorio, dentifricio, c'è un po' di tutto, anche qualche piccola cibaria in caso di necessità, e tutto ovviamente si paga qui scannerizzando questo. Questi sono i bagni, aspettate che non ci fosse nessuno per rompere le scatole. Vedete, sono sempre puliti anche se è sera, c'è un po' di tutto, tutto quello che serve. Qua ci sono le saune, le docce, vi faccio vedere, doccia, ci sono anche gli asciugacapelli e ovviamente le toilette che sono... Dicevamo, le toilette che sono pulitissime. Mi ha fatto molto ridere. Aspetto che non ci sia nessuno e stavo entrando nel bagno. Tra un po' dell'altro i corridoi sono davvero molto ampi e poi ovunque ci sono questi contenitori per la monnezza e sono divisi per vetro, plastica, generale, carta. Insomma, tutto deve essere come una comunità. Ognuno deve fare il suo. Doccia finita, adesso mi sparo un po' di Netflix da qui e mi mangio questo yogurt prima di andare a letto. Acqua, via. Buono. Quanta gente c'è fuori? Buongiornissimo. Volevo farmi svegliare dalla lucina che si accendeva. Alla fine mi sono svegliata prima. Ora è 9:15, ma sono svegliata da un po'. Ho aperto questi, l'unica cosa che mi manca del tugurio, che alla fine non è per niente claustrofobico, confermo, è poter guardare fuori e vedere che tempo c'è. Invece guardi fuori e vedi la gente che passa. Vabbè, andiamo a testare sta colazione. Allora, buongiornissimo, sono le ore 10:11, 10:20 e potrei sfruttare questa mattinata di domenica per andare fuori, invece volevo provare a lavorare nell'area comune, giusto per mostrarvela anche. Per raccontarvi, l'area comune è fatta così, molto cosy, come si direbbe, molto comodona, c'è un po' di tutto, non manca niente, ci sono i libri, ma soprattutto c'è da bere, si prende direttamente con il braccialetto, ve lo caricano sulla carta, anche qui il caffè, tic, braccialettino. Comunque mi metto qui a lavorare, vediamo un po' come va, prima di tutto come va il wifi, perché è sempre importante. No, vabbè raga, non potete capire quanto sta andando il wifi. Il download va a 278 megabit per secondo. Ciao. Comunque c'è una cucina e anche un frigo dove si possono mettere dentro le cose e una cucina utilizzabile che ovviamente poi dovete pulire, sistemare, perché qui tutto è di tutti e bisogna essere delle brave persone. Il vostro braccialettino vi aiuterà anche quando ve ne andrete, perché rimarrà attivo anche dopo il checkout. Infatti con il braccialettino potete aprire uno di questi locker e associarlo al vostro bracciale, così quando andate via vi fate un giro e la valigia comunque la lasciate qui e non dovete abbandonarla. Fico. Questa
questa giornata è quasi giunta al termine. Ho passato un'orettina a riguardarmi tutte le clip del vlog che avete appena visto. Me le sono messa sul computer e le ho guardate attentamente. Quindi direi che possiamo analizzare qualcosina, pregi e difetti. Innanzitutto questa non è una recensione, perché sarebbe stata fatta in modo diverso. È un vlog in cui l'ho utilizzata in maniera on the go, quindi in modo rapido, senza avere il tempo di poter fare tutte le impostazioni manuali. Quindi è stata utilizzata in automatico con la lente 16-50 che c'è all'interno del kit, quindi quella che costa 989 euro, su per giù un migliaio di euro, senza il vlog kit, che questo non è l'ICIS come in Aldo Giovanni e Giacomo, ma questo è il kit vlog, nel senso il manico con i tastini per far partire e chiudere le riprese. Il fuoco, dicevamo, rapidissimo, mi è piaciuto molto l'aggancio del viso, anzi dell'occhio, è fantastico anche in questi momenti dove mi trovo in situazioni un po' più buie e tempestose. La stabilizzazione mi è piaciuta molto, io avevo attiva la stabilizzazione sport, che è quella un po' più estrema, ma non ho visto grossi artifici durante la ripresa. L'audio così, l'audio me lo aspettavo forse qualcosina in più, ma l'ho sentito un po' ovattato quando ho inserito il mio shotgun piccolino a parte, mi è sembrato ovviamente molto meglio, ma si sa. La batteria, forse il software secondo me c'è qualcosa da migliorare, perché continuava a dirmi che era quasi scarica, quindi avevo la batterietta rossa, poi dopo un po' ritornava di nuovo su due tacche, poi una tacca, poi due tacche. Mi ha messo un po' ansia questa cosa, non capivo esattamente quanto tempo avessi, e alla fine l'ho attaccata spessissimo al power bank. Non ho apprezzato molto il fatto di dover cambiare tra foto e video con una levetta, però sono scelte stilistiche, chiamiamole pure così. Per il resto, ottima fotocamera, con un migliaio di euro vi portate a casa una macchina a un certo livello, perché potete cambiare ovviamente le lenti, una mirrorless con lenti intercambiabili, non è una compatta, quindi assolutamente secondo me meritevole se state meditando di fare vlog e volete qualcosa di un po' diverso rispetto al classico smartphone. Se volete qualcosa di più approfondito, fatecelo sapere. Questo ovviamente, come dicevamo, è un qualcosa più sul campo, più di sensazioni più che di tecnico. Io vi bacio e vi abbraccio e ci vediamo in un prossimo video. Spero che vi sia piaciuto.